meglio, come dire, un nome più vicino alla nostra realtà. E quindi dal prossimo anno ci chiameremo Liceo Amelia Turello, in onore della buon'anima della mamma del qui presente signor Turello, al quale vanno tutti i nostri ringraziamenti per il cospicuo finanziamento che ci ha permesso di dotare di una mano interattiva quasi tutte le aule del nostro istituto. Per poi meglio commemorare la memoria di mamma Amelia, permette signor Turello, che la chiami così, vero? Dicevo, per meglio commemorare la sua memoria, proporrei di liberare per il prossimo anno scolastico, all'interno del corso di storia, una parte monografica di storia della pasta in generale e di storia degli stabilimenti Turello in particolare. Cambiare il nome della scuola? Passi. Ma fare la storia della pasta? No, Non ce la faremo mai a finire. Fermi indietro pure col programma di storia. Basta, se il programma è troppo vasto, basta tagliarlo. Lo tagliamo così. Così dal prossimo anno faremo meno sia della Rivoluzione Francese che del Risorgimento. E ci concentreremo, come dire, con maggior attenzione sulla storia del pastificio Turello. E non è detto la meglio della scuola, direi, non ci faccia la grazia di completare quel percorso che ci ha portati a rimodernare il nostro istituto, ma soprattutto che ci porterà alla Vaglia Interattiva in tutte, dico, tutte le aule. Chissà. Quindi, basta così. Collegio docenti? Sì, signor presidente. E pasta Turello per tutti sia. Articolo 3, comma 2. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi ed iniziative dirette all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti. A tal fine, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure.